Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un'impresa davvero particolare. Chi ha seguito l'evento della presentazione dell'iPhone 12 o 12 Pro, cioè l'evento live che Apple ha fatto appunto per presentare questi suoi nuovi iPhone, chi l'ha seguito ha visto anche tra i vari video in cui facevano vedere appunto tutte le caratteristiche dell'iPhone e via dicendo, hanno fatto vedere anche che l'iPhone 12 ha una diciamo stabilizzazione molto importante, nel senso che ha una stabilizzazione video quasi da action cam. Infatti tra tutti i video che hanno fatto vedere si è visto pure questo che state guardando adesso. Chi ha visto la presentazione invece l'ha vista ovviamente in diretta con la presentazione, si vede l'iPhone attaccato sotto ad una Jeep, poi in mano delle persone che riprendono gli animali mentre la Jeep va velocissima sullo sterrato, e poi ragazzi si è visto questo, cioè l'iPhone montato su un drone FPV. Quindi da lì l'idea di montare anch'io l'iPhone 12 Pro sul mio drone FPV da 5 pollici. Quindi tutto questo per vedere se realmente la stabilizzazione dichiarata da Apple è a livello di un action cam o meno. Infatti è per questo che Apple l'ha fatto vedere montato su una Jeep e diciamo montato su un drone FPV, perché è appunto la dimostrazione che per loro questo telefono è in grado di sostituire un action cam. Quindi ragazzi, la prova che andremo a vedere è questa, di fare un piccolo volo qua nel solito campo dove faccio i test, dove faccio le prove, location niente di che, ma sicuramente è abbastanza per capire a che livello è a livello di stabilizzazione questo iPhone 12 Pro. Se Apple ha un po' esagerato nella dichiarazione della stabilizzazione di questo telefono o se invece è realmente così. È una giornata bella, c'è il sole basso perché è già un orario in cui il sole sta scendendo, quindi avremo magari dei punti in cui probabilmente l'iPhone andrà in crisi con il sole così basso, però quello che ci interessa realmente vedere è la stabilizzazione, se è a livello di un action cam. Ovviamente nessuno poi metterà un iPhone per volare con il drone, perché uno, perché l'iPhone costa uno sproposito, un conto è provarlo qua in un campo, un conto è provarlo in location magari dove si rischia di perdere tutto, e poi comunque dal punto di vista aerodinamico non è sicuramente il massimo, perché questo telefono che ha un impatto contro l'aria non indifferente, però sicuramente è un test che ci tenevo a provare se veramente la stabilizzazione è quella dichiarata da Apple. Quindi registreremo un video in 4K 30 fps con il grandangolo. Quindi questa è la caratteristica video che avrà l'iPhone per fare questa ripresa, e direi ragazzi però di non perdere altro tempo, perché sono curiosissimo anch'io di provare come si comporta e come realizza i video questo iPhone 12 Pro installato su questo Titan XL5 di iFlight. Quindi ragazzi decolliamo! Thank you.
Ok ragazzi, tutto è andato bene, il drone ha fatto il suo dovere, anche perché questo è un drone talmente eccezionale, quindi mi sono fidato a mettere su questo telefono che costa davvero tanto per fare questa prova, perché comunque questo è un drone super affidabile. E in più, ovviamente, avete visto la location, non era pericolosa, nel caso fosse successo qualcosa avrei recuperato quindi tutto, quindi non era rischiosissima la cosa, però un po' di ansia comunque te la mette, perché magari un guasto, un qualcosa potrebbe sempre succedere, anche se questo drone è incredibile. Quindi ragazzi, ditemi voi come avete visto il tutto, cosa ne pensate, se Apple ha un po' esagerato nel dichiarare che può sostituire un action cam, o meglio che è a livello di un action cam come stabilizzazione, o se invece davvero questo smartphone ha un qualcosa in più anche da quel punto di vista, perché comunque sotto tutti i punti di vista è un telefono incredibile, però c'era questo lato appunto da provare. Ovviamente avete visto tutto, come vi ho detto, in 4K a 30 fps con il grandangolo. Quindi ragazzi, se questo video molto particolare ed anche un po' pazzo vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove posto tante cose in anteprima, dove arrivano degli spoiler sui video che andrò a fare e soprattutto magari le location dove vado a volare, c'è tanta roba che arriva lì su Instagram, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se vi va, e soprattutto ragazzi però iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o un volo pazzo e un test come questo. Ciao!